Bentrovati nuovamente nel nostro laboratorio creativo di Idee nelle Mani. Alice. Martina. Allora, io qui vedo la puntata dedicata al riciclo. Una bottiglia di plastica, spiegaci un po' che cosa hai pensato. L'angolo dei bambini, e quindi oggi andremo un po' a pasciugare, perché ai bambini piace sempre, e a creare un salvadanaio, il famoso maialino salvadanaio. Ah, il nostro maialino. E qui molto utile in questo periodo per risparmiare. Va bene, allora spiegaci un po' quali sono. Allora, ci occorrerà una bottiglia d'acqua, della carta velina rosa. Sì. Poi io ho sempre i miei occhi mobili. Questi sono gli occhietti che troviamo dove? In negozi? Si trovano in negozi d'hobbistica, ma per fare questo lavoretto non sono poi così essenziali, si possono usare anche dei bottoni o disegnare col pennarello. Ci occorreranno 5 tappi di bottiglia, preferibilmente rosa, perché il maialino è rosa, un pezzettino di cartoncino rosa. Perfetto. Un pennarello indelebile per segnare sulla bottiglia dove dovremo andare a tagliare, della colla vinilica con un pennello, okay, e un pochino d'acqua perché ci occorrerà per diluire la colla, un paio di forbici e all'occorrenza anche un taglierino che chiaramente useranno. Benissimo, solo tutte gli cose che abbiamo in casa. Tutte cose quindi che possiamo trovare, e poi ci occorreranno anche i soldi da mettere dentro. Allora, incominciamo andando a segnare sulla bottiglia dove andare a tagliare. Con una bottiglia di questo tipo andremo a tagliare, a fare un segno sulla prima riga che troviamo. È chiaro che all'inizio non sarà così semplice trovare il punto giusto, perché ogni bottiglia è fatta un po' a sé, ma insomma, magari teniamo due bottiglie, una per provare. Proviamo. Se abbiamo sbagliato, poi dopo sappiamo dove andare a tagliare, perché dovremo creare un incastro. Io adesso faccio un primo taglio così. Dovremo andare a creare un incastro quasi perfetto, che però è molto semplice a tenere, tra la parte sotto e la parte sopra della bottiglia. Anche qui andremo a togliere un pezzettino. Io ho trovato il mio incastro dopo averne sbagliate un paio, ma insomma le bottiglie le usiamo tutti i giorni, quindi non è un materiale che ci costa, basta tenerne un paio. Essere un po' abili con le mani. Ma guarda, adesso ti farò vedere che poi in questa maniera dobbiamo ottenere un incastro di questo tipo, che ci sembrerà che non si potrà fare, ma poi si trova l'incastro giusto e dopo la bottiglia poi la raddrizziamo, vedi? Ok, adesso passiamo a ricoprire la nostra bottiglia facendo del decoupage. Dovremo allungare la colla vinilica, come proprio si fa col decoupage, con un pochino d'acqua. Ne basta poca, meglio metterne un pochino alla volta fino a trovare la consistenza giusta. Ok. E quindi andremo a mischiare, dovrà essere più o meno liquida, e sarà qui che un pochino i bambini si farà un pochino. Sì, perché poi con la carta velina fa presa in un attimo. Esatto, così quindi coprite il tavolo con un vecchio straccio, una tovaglia di plastica, perché poi la colla vinilica si può ripulire da tutte le superfici. Andremo a Martina a prendere la nostra carta velina e i bambini la dovranno rompere. A fare tanti pezzi. Non importa, non troppo grandi, non troppo piccoli, ma questo è un passaggio che a loro piacerà sicuro. E ti faccio vedere com'è semplice poi attaccarla. Prendiamo un pezzo, mettiamo un pochino di colla, ci si sporca le mani. Sì, è proprio questo il divertente. Divertente. E poi andremo. Attacchiamo. Un pochino. I bimbi non dovranno strofinare troppo col pennello, perché comunque è carta velina, basta così, tanto poi. Tanto quando asciuga la vinilica non si vede. La vinilica tira e diventa
molto dura la carta e poi non si vede perché è la colla vinilica. Il bello della colla vinilica è che è trasparente e poi si procederà in questa maniera. Ecco. E andiamo avanti fino alla fine. Perfetto. È importante mettere la colla sulla carta e non sulla bottiglia, proprio come il vero decoupage, perché se no non è proprio la stessa cosa. Così fa presa meglio. Sì, diciamo. E poi ricoprirla. Quanto tempo occorre per asciugare? Per asciugare tutto ci vorrà un'oretta, perché poi i bambini la bagnano magari un po' troppo, però vedi è molto semplice. Comunque si procede così fino ad aver ricoperto tutte e due le parti. Io l'ho già fatto e già pronto, già asciutto, quindi potremo passare a decorarlo. Ecco il risultato, vedi? Nostro color maialino. Il nostro color, poi si incastra, si deve incastrare un po' a forza perché non si deve aprire poi così facilmente. Allora andremo a praticare un foro sulla bottiglia perché dovremmo far entrare il nostro in qualche salvadanaio modo per le monetine. Certo, dovremmo far entrare i nostri soldi. Quindi questo passaggio si potrebbe fare anche prima di mettere la carta, poi ritroviamo il buco con le dita, si sente, oppure dopo, comunque magari fatto da un adulto. Pratichiamo un foro. Molto stretto, basta che ci passi proprio un soldino. E poi andiamo ad attaccare. Andremo, guarda, prima a trasformare la bottiglia in maialino. Esatto. Disegneremo il naso del nostro maiale con un pennarello indelebile. Dopodiché andremo a disegnare sul nostro cartoncino rosa le orecchie, che adesso ti farò tagliare. Facciamo dei triangoli molto grandi perché poi per attaccarle le piegheremo. Sì. Ecco Martina, ti metto al lavoro, tu taglia le nostre orecchie. Io intanto incollerò gli occhietti, anche questi. Io adesso li attacco magari con la colla a caldo perché è più rapida, ma con la colla vinilica vanno benissimo. Sì, se uno non li dovesse trovare, come hai detto tu, i bottoni si possono anche disegnare. Certo. Basta un puntino e l'avevi tu il maialino salvadanaio? Ce l'hai ancora? Sì, sì, di porcellana, di ceramica, terracotta. Di terracotta, sì. E con i nostri tappi andremo a mettere le zampe del nostro maiale. Anche qui un punto di colla. Ormai sei la nostra esperta di animaletti con i tappi. A Natale ci hai portato le renne con i tappi di sughero, esatto, che sono piaciute molto. Abbiamo le nostre orecchie, facciamo una pieghettina e anche qui proviamo con la colla vinilica e ne mettiamo un nostro maialino. Che carino! Ce l'hai qualche soldo da infilare, Martina? Abbiamo qua le nostre monetine. Dobbiamo provarlo subito. Ecco. Vediamo. Vediamo. Aspetta, proviamo. Ecco qui. Se poi li veramente vogliamo recuperare, apriamo ed è la fatta. Nostra bottiglia. Guarda che carino, veramente. Molto molto carino, piacerà a tutti i nostri bambini. Grazie Alice, una bella idea. Te, torna presto a trovarci con tutte le tue sorprese e vi ricordo l'appuntamento con la prossima settimana con Idee nelle Mani. Seguiteci anche su Facebook, basta che cerchiate Idee nelle Mani e ci troverete facilmente con tutti i video, anche quelli nuovi e le fotografie.